La prima volta del Pescara lontano dal pubblico amico, un concentrato di umiltà, organizzazione e di indubbio pragmatismo. Bonfiglio al primo vero affondo, Matteini Jedid nel breve volgere di 4 minuti del secondo tempo. Insomma, primo acuto esterno, ma soprattutto un messaggio forte e chiaro alle squadre di fondo classifiche. Mario Bonfiglio, intanto complimenti per la prodezza che tra l'altro ha permesso al Pescara di sbloccare la situazione in un momento forse non facile del match. Sì, è stato, ha detto bene, in un momento non facile, l'inizio è stato un po' così, non preso sotto gamba, però un po' molli, e qualcuno accusava anche qualche problema fisico, ma poi tutto si è risolto, abbiamo ritrovato la gamba, abbiamo trovato un gran gol che è stato frutto di uno schema che proviamo sempre in allenamento e siamo contenti. Non è ancora una sfida a salvezza, non è ancora un punto di non ritorno nel campionato del Pescara, ma di certo il match del Partenio rappresenta un banco di prova importante. Sarri rilancia a tempo pieno Croce, non rischia Camarata e conferma Matteini assoluto protagonista dell'ultimo confronto. Nell'Avellino Colomba infoltisce il centrocampo con 5 uomini, di cui 2 sono però difensori d'Andrea e Moretti, chiamati a presidiare le corsie laterali. In attacco Biancolino punto di riferimento centrale con Rastelli libero di svariare su tutto il fronte. Dopo 6 minuti Allegretti riceve da Biancolino, conclusione dal limite, Avramov respinge. All'11esimo la risposta biancazzurra, punizione dai 25 metri, batte Bonfiglio sinistro a giro che lambisce il palo della porta, difesa da Cecere. Sul piano tattico dirigente giudizioso il Pescara, che tuttavia appare rinunciatario dalla metà campo in su. Per contro l'Avellino spinge con generosità ma poco costrutto, le insidie per Avramov non sono granché, vengono provocate soprattutto da errori individuali. 25esimo il portiere serbo anticipa Biancolino, quindi Luisi perde palla ingenuamente in fase di uscita, iniziativa di Fusco, l'appoggio per Moretti, diagonale insidioso che l'estremo biancazzurro devia in angolo, momento propizio ai padroni di casa. 32esimo, calcio franco da distanza pressoché siderale, lo specialista Moretti, Avramov respinge corto, D'Andrea fallisce il tap-in che forse avrebbe potuto cambiare la storia del match. Per contro Pescara troppo remissivo, prova a scuoterlo Croce, destro fuori bersaglio, sono tuttavia i prodromi del vantaggio. 41esimo, lancio di Zoppetti, sponda intelligente di Matteini, siluro di Bonfiglio, prodezza balistica di assoluto pregio, Avellino 0 Pescara 1. Stavolta il gol è tutto tuo, non come è accaduto in precedenza. Sì, è stata una bellissima azione, gol tutto mio finalmente. Gli Irpini accusano, l'11 di Sarri cerca di approfittarne e Zoppetti per poco non realizza un gol memorabile. Tiro improvviso da distanza impossibile, Cecere sorpreso, traversa piena. Secondo tempo, dopo 5 minuti, Colomba opera il primo avvicendamento. Fuori Allegretti, dentro Millesi che va ad innervare il reparto offensivo. Dunque Avellino vicino al pareggio, Budiansky ispira Biancolino, quasi prodigio di Avramov che si oppone di piede. Il Pescara reagisce, nel breve spazio di 4 minuti mette in ghiaccio il risultato. 15esimo, azione elaborata, Matteini cerca Jadid ma trova Moretti, rimpallo favorevole allo stesso Matteini che scaglia questo fendente di rara precisione, imprendibile per Mimmo Cecere, 0-2. Biancazzurri lucidi e spietati in zona gol. 19esimo, Luisi illumina, Matteini serve Croce, assist perfetto per il taglio di Jadid che brucia il suo dirimpettaio di testa in fila l'estremo irpino. Avellino 0 Pescara 3. Secondo cambio nell'11 di casa, Dani Levicius rimpiazza Stelli, l'attaccante lituano subito in evidenza. Palla gol per Biancolino, reattivo Avramov che invece nulla può sul colpo di testa ravvicinato dello stesso Dani Levicius. Azione però chiaramente viziata da un fallo di Puleo su Gonnella che sfugge al giudice di gara Gabriele di Frosinone. Restano 23 minuti salvo recupero. In teoria tutto sarebbe ancora possibile, in pratica non accade altro. Aquilanti il luogo di Bonfiglio, difesa 5 e vittoria che non fa una grinza, la seconda consecutiva, la sesta in totale. Insomma, dopo la tempesta dei mesi scorsi spunta all'improvviso un luminosissimo arcobaleno.